ha chiesto di intervenire il consigliere Abbate. Per favore, facciamo partire l'orologio perché non andrò oltre un secondo i 5 minuti previsti dal regolamento. Prego, consigliere Abbate, ne ha facoltà. Buongiorno, intanto ringrazio i vertici dell'ASL, tutto il personale, per essere presente qui. Beh, mi sarei aspettata la presenza del sindaco Melucci, ma ormai per lui il consiglio comunale evidentemente è un obbligo. Consigliere, per favore, andiamo al tema e lasciamo stare i presenti giustificati. Lei stia al tema e noi lavoreremo tutti serenamente. Grazie, consigliere. Le sto dicendo che sto evidenziando un fatto, un consiglio comunale importantissimo, e quindi mi sarei aspettata la presenza. Ha adotto impegni istituzionali, però anche il consiglio comunale sulla sanità credo che sia un importantissimo impegno istituzionale, non è un optional. Mi sarei aspettata altresì la presenza del governatore Emiliano e dell'assessore Palese. Mi si è detto anche su questo, consigliere, abbiamo letto le giustifiche, forse è arrivato in ritardo. Per favore, si attenga al tema, grazie. C'è il consiglio regionale questa mattina, però il consiglio regionale è convocato per le 14. I lavori del consiglio di Taranto sono iniziati alle 10, quindi c'era tutto il tempo per poter partecipare. Evidentemente, ripeto, purtroppo Taranto e i tarantini, e dal sindaco e dalla regione, sono considerati evidentemente figli di un dio minore. Andiamo all'oggetto. Ma io apprezzo gli sforzi dell'ASL, do atto che i medici, il personale quindi sanitario, il personale parasanitario fanno davvero miracoli, però chiaramente sono penalizzati da una gestione della sanità davvero, davvero molto, ma molto precaria. Taranto è stata abbandonata dalla Regione Puglia. Stiamo parlando di Taranto, di una realtà che purtroppo è la capitale dei tumori. È la capitale dei tumori e avremmo dovuto avere corsie privilegiate, avremmo dovuto avere praterie di corsa per superare i vari ostacoli, le varie problematiche inerenti alle liste d'attesa, inerenti al sovraffollamento del pronto soccorso. Invece no. Purtroppo Taranto è la sorellina povera di Bari, la sorellina povera di Lecce e delle altre province pugliesi. La favola, i continui rinvii relativi al nuovo ospedale, ormai è diventato rinvii su rinvii su rinvii su rinvii, di mese in mese, di anno in anno. Un nuovo ospedale che peraltro non prevede la cardiochirurgia. Massimo rispetto, e grazie a Dio c'è la struttura privata convenzionata della Villa Verde, che è una struttura ottima, però è grave che il pubblico non abbia previsto la cardiochirurgia. Sono, ripeto, davvero esterrefatto, amareggiato, perché da un lato c'è questa politica degli annunci, l'abbiamo visto oramai, è lo spot di Emiliano e di Melucci, e dall'altro però il piatto piange, perché occorrerebbe che le persone assenti, come il sindaco, come il presidente della regione, si facessero un giro al pronto soccorso, ascoltassero il dramma, l'attesa, quando vediamo la storia di una nonnina di 92 anni che aspetta oltre 20 ore al pronto soccorso. Cosa significa questo? Non me la prendo con i medici, perché ovviamente quello è il numero dei dipendenti, quello è il personale e con quello bisogna andare avanti. Penso ancora ad altre situazioni che mi sento di sollevare in questa sede, e più volte ho sollevato la questione del rimborso per i trapiantati. Ci sono delle problematiche su alcune riduzioni relative a questi rimborsi e prego cortesemente la ASL, i settori appunto preposti, a intervenire in maniera massiccia su questo settore. Vorrei anche che i medici, l'ordine dei medici, massimo rispetto per loro, forse in alcuni casi usasse un linguaggio meno, per così dire, politically correct, e
denunciare con rabbia, denunciare quelle che sono le insufficienze della Regione Puglia, denunciarle senza se e senza ma, senza mezzi termini. Una Taranto che è stata abbandonata. È grave, e concludo, che un consiglio comunale, il consiglio comunale di oggi, non abbia presente, almeno sinora, né il sindaco, né il presidente della regione, né l'assessore alla sanità. Signori, grazie, cari, consigliere. Mi rivolgo anche alle... Grazie per l'intervento. Sì, ho 10 secondi e vado, è completo davvero. Ci sono rappresentanti delle associazioni. Purtroppo, signori cari, questa è Taranto. Avete voluto Melucci, avete voluto... Grazie, consigliere, si accomodi.